Ciao e benvenuti a un nuovo video. Credo che sia un nuovo video perché io mi metto sempre a registrare video nei momenti più impensabili. In questo caso io ho preparato tutta l'installazione, qui ci sono la luce, qui c'è l'altra per fare un po' di sfondo e guardate, si è alzato il vento. Io questi video non riuscirò mai a farli e sono quasi sicura, ma oggi siamo qui perché vi voglio parlare, spero di riuscirci, di un po' di prodotti skin care davvero validi ed un prezzo accessibile, un po' adatti anche ad ogni tipologia di viso, ma soprattutto alla mia che è una pelle mista tendente al grasso. Ma io direi di non esitare oltre e partiamo. Intanto vi parlerò di questi due sieri della... Cos'è caduto? Non lo so, non facciamo domande. Garnier. Questo è The Charcoal Serum e questa è la vitamina C. Poi dopo abbiamo il retinolo di 10K List. Vitamina C, perché sapete che io l'adoro, attivi puri di Collister. Abbiamo un altro retinolo di Revolution Skin e per finire il contorno occhi di Kiehl's. Allora, prima di iniziare io devo capire che cosa mi è caduto addosso, un attimo. Allora, il primo di cui vi parlo è questo, attivi puri di Collister. Dunque, io amo la vitamina C, in estate, primavera estate, io la utilizzo al posto del siero viso, anche perché dà un effetto illuminante, ha potere antiossidante, io vedo i risultati, mi piace. Allora, questa è della Collister, 30 ml, ecco qui il prezzo di 43 euro. È molto caro, sì, diciamo che è abbastanza cara, adesso ne esistono tantissime in commercio molto più economiche, ma questa devo dire che è davvero molto valida, fa il suo lavoro, mantiene le promesse, bastano poche gocce e si vede la differenza, ottimo prodotto. Nel caso cambiate il marchio Collister oppure che sia in promozione, questa linea attivi puri è davvero molto valida. Ma noi, bande del maltempo, andiamo avanti sempre con la vitamina C. Questa però è di Garnier Skin Active. Questa è particolare perché è una vitamina C illuminante con il 3% di niacinamide e acido salicilico, quindi perfetto anche per chi ha la pelle con imperfezioni, vuole un potere più illuminante, sempre molto delicata, perfetta per il giorno, va bene anche sotto il sole perché è fotosensibile ma non fotosensibilizzante, quindi non va tenuta al sole, ecco il boccetto, però valido il prodotto, molto valido ed assorbe velocemente e si vede il risultato. Ed Garnier ultimamente mi sta piacendo molto. Questo è un 30 ml e il prezzo è di 14,50 euro, cioè alla faccia della differenza, molto molto valida questa. Se vi capita e vi piace il marchio, volete provare il marchio, provatelo perché come vitamina C è molto molto valida. Ma noi andiamo con, restando su Garnier, perché non è che mi ha scoperto, mi ha stupito davvero molto. Questo è l'AHBH Charcoal Serum, che è un siero nero, sarebbe, sono tutti sieri a pompetta con la pompetta. Allora, questo, sto cercando la quantità, 30 ml, 11,90 euro, è un siero con il 4% di AHA, BHA e niacinamide, è un siero opacizzante, perfezionante, perfetto per chi ha la pelle mista e grassa perché tende ad assorbire il sebo, va bene mattina o sera. Io lo preferisco ed è in questo caso utilizzato alla sera, però ottimo, ottimo siero. Fa davvero il suo lavoro, mantiene le promesse, non aspettatevi miracoli, però ottimo siero per il prezzo che ha ed è assorbe velocemente, non unge la pelle. E sì, assolutamente, super promosso. E noi andiamo avanti. E andiamo avanti con due prodotti al retinolo, perché sapete che io sono anche una grande amante del retinolo. Allora, questo di 10K List, il Retinol Serum, il retinolo aiuta a ridurre i segni
visibili dell'età, ma anche le piccole macchiette dovute alle imperfezioni. Questo è da notte e abbiamo un 30 ml, eccolo qui, il prezzo è di 13 euro. Allora, trovo che sia un retinolo perfetto per chi vuole iniziare a utilizzare il retinolo sul viso ed quindi vuole provare come si comporta e se può piacergli, perché in questo caso è delicato, funzionale, quindi si vede il risultato, però è molto molto delicato. Quindi se vogliamo abbiamo poche necessità, vogliamo un risultato delicato, anche per la pelle sensibile, può andare bene. In caso contrario è troppo troppo delicato. Allora, noi andiamo avanti con questo prodotto. Io ho perso i prezzi, mi sono volati via i prezzi. Il video più sconclusionato di questo mondo. Però per fortuna sono due prodotti e so che cosa vi voglio dire, quindi senza prezzi, ma costano poco. Allora, Revolution Skin 0,2% di retinolo, questo della linea Restore. Deve essere sui meno di 10 euro, 9 euro qualcosa. Magari ve lo scrivo qui sotto. 30 ml è un siero a retinolo, sì, troppo blando, troppo delicato e anche un fattore che è un po' unto, quindi davvero per chi ha la pelle sensibile vuole provare il retinolo. Però no, non adatto assolutamente alle mie esigenze, ha questa parte oleosa che lo rende più nutriente, più adatto a chi ha la pelle secca, sensibile, non adatto alla mia pelle mista e non adatto alle mie esigenze perché troppo, troppo unto, troppo oleoso, troppo delicato, non ho riscontrato benefici, ma anche perché sono abituata a retinolo più potente. La Revolution lasciamola fare make-up che le è meglio, ci sono altri retinoli molto più validi. E concludiamo con questo prodotto che non ho il prezzo, ma volevo parlarvene. Allora, questo è di Kiehl's Cream Eye Treatment con Avocado. È un contorno occhi all'avocado di cui tutti tutti parlano e tutti parlano benissimo. Allora, cosa ne penso io? È un contorno occhi nutriente, idratante, bello ricco, perfetto per chi ha il contorno occhi secco, perfetto per dare e idratare, sì, assolutamente valido, idrata, rimpolpa ed è nutre anche perché chi ha la pelle molto secca in contorno occhi, nutre, però valido, sì, assolutamente. Ma ce ne sono tantissimi altri in commercio che fanno esattamente le stesse cose. Quindi questo costa tanto. Per che cosa? Per il marchio? Per la qualità dei prodotti, dei componenti? Ce ne sono tanti altri. Allora sì, mantiene le promesse, ma niente di... Se non lo provate, non vi perdete niente. Andate fra le povere. Allora, a questo punto, prima che si scateni il temporale che mi cala tutto, io chiudo questo video, anche perché sarebbe ora. Mai più farò video in queste condizioni. Ultime parole famose, questo tempo non riuscirò mai a capirlo. È un po' caldo, un po' freddo, siamo ormai in estate, io ho la maglia a maniche lunghe. Misteri, misteri. Fatemi sapere quale vi incuriosisce di più, quale avete provato, ed io chiudo il video e come sempre vi do appuntamento alla prossima. Ciao!